Amici sportivi di Telacquesola, più cordiale buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il calcio giocato. E diciamo, finalmente si torna a giocare dopo un anno e mezzo di stop causa Covid. Si ritorna a giocare per il primo turno di Coppa Italia, dove la formazione dell'Orvietana Calcio affronta l'Olimpia San Valentino Tirus. Qui allo stadio Luigi Muzzi, ore 16, si gioca la sfida del primo turno di Coppa. Come detto, dopo tanto tempo, troppo tempo, si torna a giocare e la speranza è quella che tutto vada nel verso giusto e che il cammino del campionato possa avere il suo iter così naturale. Ecco la squadra biancorossa che sta facendo il suo ingresso in campo agli ordini dei signori Andrea Reali di Foligno, Elia Costantini di Foligno primo assistente, Pietro Benedetti secondo assistente. Le formazioni delle due squadre: Orvitana con Percuoti, Biancalana, Flavioni, Lanzi, Greco, Fa per due, Cotigni, Guazzaroni, Sciacca, Bragaletti e Vicaroni. A disposizione di Gianfranco Ciccone, del tecnico di Castellammare, ci sono Frola, Cipolla, Barbini, Bianco, Lombardelli, Baci, Proietti, Keita e Simoncini. Risponde la formazione ternana del San Valentino con pantaloncini bianchi, maglia strisce orizzontali bianche e verde, calzettoni verdi con 43 pali, Cola, Condito, Lo Russo, Giubilei, De Vivo, Pigazzini, Grassi, Tramontano, Agostini e Marinelli. Il tecnico è Marco Sugoni, che ha portato con sé il numero 12 Tamburini, 13 Argenti, 14 Mengoni, 15 Darnelli, 16 Cubai, 17 Angelotti, 18 Sugoni, 19 Cianchiglia e numero 20 Fanti. C'è attesa, c'è molta attesa per vedere all'opera questa Orvietana che abbiamo potuto seguire nelle gare amichevoli. Ecco l'inquadrato Danilo Greco, uno dei nuovi in casa biancorossa, il giocatore che proviene dall'eccellenza pugliese, dalla Sicilia, da dove ha militato sia in Lega Pro da giovanissimo, poi in Serie D e quindi in eccellenza. Quest'anno è il suo esordio nel campionato di eccellenza umbra. Dicevamo, intanto qualche problemino per quanto riguarda la porta di destra, quella dove delle schermi di destra, dove staziona Percuoti, qualche problemino da sistemare. Nessun problema per Massimo Pace, che si occupa come al solito di sistemare i piccoli problemi. Dicevamo, Orvietana che abbiamo visto in quest'estate in una preparazione abbastanza intensa con alcune amichevoli, a partire dal 7-1 di Promano contro una squadra di prima categoria. La formazione di Gianfranco Ciccone si è ben comportata. Di fronte poi la Lazio Primavera, dove è uscita sconfitta 1-0 in una gara dove i carichi di lavoro si sono fatti sentire in maniera abbastanza pesante, la squadra ne ha risentito, alla fine ne è uscita una sconfitta, seppur con il problema relativo al legno colpito da Sciacca, al calcio di rigore dello stesso Sciacca che ha colpito la traversa. Insomma, sono state una serie di situazioni che non sono state a favore dei colori biancorossi in quella circostanza, in casacca gialla. Mentre per quanto riguarda il cammino della formazione, subito dopo c'è stata la trasferta sul campo del Campitello, dove la squadra di Gianfranco Ciccone si è imposta per 4-0 in una gara assolutamente ben giocata. Rimane il fatto che comunque la formazione ternana è rimasta in 10 dopo circa mezz'ora per l'espulsione del proprio portiere, per un'uscita avventata su Guazzaroni. In quella circostanza, come detto, l'Orvietana è uscita vittoriosa per 4-0. Attaccherà da destra a sinistra dai posti delle schermi la formazione della Rupe in completa casacca biancorossa, da sinistra a destra il San Valentino. Tutto pronto, si parte con il calcio d'avvio operato da intanto subito Sciacca, che cerca di soffiare il pallone alla formazione di Sugoni, che prova a lavorare con Lo Russo a sinistra per
la formazione centrale Guazzaroni recupera, poi fa per due l'apertura destra per Bragaletti, buon il lavoro, la profondità per l'inserimento ancora di Cotigni, fermato ma c'è il fischio arbitrale, calcio di punizione. Sarà lo stesso giocatore del San Valentino a battere il calcio di punizione in profondità per il tocco di Tramontano, che poi cerca di gestire bene per Agostini. Agostini si muove bene sull'out centrale, viene messo giù da Greco, ma si continua a giocare per la regola del vantaggio. Ancora un pallone messo lungo in profondità, fa per due, lascia sfilare per Percuoti. Ultimo arrivo in ordine di tempo per Fabio Fapperdue, giocatore di grande esperienza al cospetto di Gianfranco Ciccone, difensore centrale classe 91, originario di Fiesole ma calcisticamente sempre cresciuto nelle nostre zone, 5 stagioni alla Viterbese, 2 al Foligno, altrettante nella Pianese e quindi a Civita Castellana, sempre in Serie D, nel mezzo anche l'anno a San Benedetto del Tronto. Il pallone controllato da Grassi, cerca di lavorare con Pigazzini, guadagna una rimessa all'esterno sinistro, palla per Agostini, all'indietro si ricomincia direttamente da Giubilei, va in pressione Sciacca, poi 40 con il destro verso Cola che di testa prolunga in profondità per il movimento di Tramontano. Prova a giostrarsi bene tra due avversari, lo fa bene, poi ottima la giocata ancora Tramontano, zona tiro. E lo fa, ma lo strozza troppo questo pallone che viene scaraventato decisamente sul fondo. Nessun problema per Percuoti che ha già rimesso in moto Lanzi. Flavioni sull'out di sinistra, spingerà moltissimo l'esterno numero 3. Ne siamo sicuri con Lanzi. Scambia ancora con Flavioni, il controllo non è perfetto ma c'è il recupero di Guazzaroni che in maniera intelligente protegge palla, conquista un calcio di punizione affidato alla formazione biancorossa con Lanzi. E invece arriva dalle retrovie, mi sembra Greco, a scaraventare questo pallone verso Bragaletti. La buona chiusura da parte di Condito, che controlla bene sul tentativo dell'attaccante capitano della formazione biancorossa. Palla che termina sul fondo, la rimessa in gioco di 40. Sono passati 5 minuti di gioco dall'inizio del match, 0-0 qui al Comunale Luigi Muzzi. Vi ricordo che la formazione biancorossa è stata inserita nel girone insieme a San Valentino e Narnese. In caso di pareggio o sconfitta, biancorossi che scenderanno di nuovo in campo mercoledì contro la Narnese, in caso di vittoria sarà il San Valentino invece a dover giocare mercoledì contro la formazione di Sabatini. Flavioni con le mani a cercare il tocco di Sciacca che riesce a mettere dentro, poi lo lascia sfilare il pallone De Vivo, con palla che termina debolmente sul fondo. Nessun problema per l'estremo 40. Orvitana che pressa sul reparto offensivo, cerca di non far giocare la formazione ternana, va al recupero Guazzaroni che lotta, anzi Cotigni che lotta sul pallone pressando Condito, ma l'ultimo tocco è ancora di Raffaele, palla che termina oltre la linea laterale, la rimessa in gioco ancora a favore del San Valentino di Marco Sugoni. Pronto con le mani, il tocco a favore di Pigazzini, attaccato da due avversari, va giù, c'è calcio di punizione ancora decretato dal signor Reali di Foligno. Altro calcio di punizione e fortunatamente
c'è anche il ritorno del pubblico sugli spalti, seppur con le dovute precauzioni, ovviamente Green Pass, l'inizio del match sull'ingresso allo stadio e in più il 50% della capienza, cosa che generalmente non crea problemi. Intanto Greco prova a impostare sul settore di sinistra, va a servire Guazzaroni, Guazzaroni ancora sulla sua ala a cercare il movimento di Vicaroni, palla imprendibile per il numero 11 che termina oltre la linea laterale per la rimessa in gioco ancora dell'Olimpia San Valentino. Pronto con le mani Cola, squadra giovane quella della formazione ternana che ha ribadito in un'intervista su Calcio Ternano come loro campionato sarà un campionato. Intanto seguiamo Sciacca, Sciacca, Sciacca se ne va sul settore di sinistra, viene chiuso, l'ultimo tocco è il suo, dice l'arbitro, non fortunato nella circostanza l'attaccante numero 9. E dicevamo di un San Valentino Olimpia Tirus che vuol mantenere la categoria, è una squadra neopromossa anche perché lo scorso anno praticamente non si è giocato, per cui è il primo anno effettivo di eccellenza con la speranza di togliersi qualche bella soddisfazione, almeno queste le intenzioni da parte della squadra di Patron Corsi. Flavioni sulla sua ala a cercare il movimento, lo scatto di Guazzaroni che riesce a mantenere in campo il pallone, Guazzaroni ha due avversari su di lui, se ne libera servendo Vicaroni chiuso da quella parte, allora Flavioni gira dall'altra parte per Greco che riapre ancora sul settore di destra, Biancalana chiama in causa, fa per due, ancora Biancalana sull'out di destra, davanti a sé Pigazzini richiama ancora, fa per due, va con il cross messo in mezzo, la palla che sfila, Sciacca! E miracolo di 40, un pallone che sembrava innocuo, spizzato proprio da un giocatore dell'Orvietana, forse da Cotigni, e Sciacca ha avuto la palla buona con il destro a girare, bravissimo l'estremo 40 con i piedi a salvare, primo tentativo della partita. Primo tentativo della partita che annotiamo con Sciacca per l'Orvietana, calcio di d'angolo con Greco, buona traiettoria, ancora il pallone in mezzo verso ancora il numero 9 che non riesce a controllare questa volta la palla che termina decisamente sul fondo, ma un'Orvietana che sta prendendo campo in questo avvio di partita. Pronto alla rimessa, estremo difensore 40, chiama in causa Condito, con il destro, lungo in profondità, il colpo di testa è di Greco, ancora dalle parti di Condito che prova a chiamare in causa 40, in questa fase San Valentino che non riesce a superare la linea di metà campo, De Vivo, ancora pressione di Sciacca, De Vivo, sciabolata in profondità, il colpo di testa è di Lanzi, il pallone recuperato da Marinelli, ancora verso Agostini, ancora Marinelli, ma c'è un fischio arbitrale, fallo, un gioco pericoloso, le indicazioni di Gianfranco Ciccone, mentre fa per due, ha messo in moto Greco, mancino siciliano va a mettere in moto Biancalana da questi a Bracaletti, Bracaletti spunta all'avversario, Bracaletti lo porta via e poi qui ci potrebbe stare anche un cartellino giallo trattenuto in maniera abbastanza vistosa, non è del nostro stesso avviso l'arbitro Reali che lascia proseguire e fischia soltanto il calcio di punizione. Subito battuto da Biancalana per Bracaletti che si allarga, Bracaletti finta il cross, lo fa con il sinistro, ancora dentro, il pallone pericoloso arriva tra le braccia di 40 che poi mette fuori perché c'è un problema, un giocatore, mi sembra lo russo, infatti si sta preparando un cambio, infatti è così, pronto
a entrare in campo Kubai per lo russo. Qualche problemino fisico probabilmente per il giocatore dell'Olimpia Tirus. E allora primo cambio che arriva quasi al quarto d'ora del primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-0 tra Orvietana e Olimpia Tirus. Vi ricordo, primo turno di Coppa Italia. Si riprenderà con una rimessa con le mani con Bracaletti, che riconcede il pallone a 40 e si può ripartire per un'altra azione offensiva dei ragazzi di Marco Sugoni. De Vivo si allarga Cola, il pallone sulla pressione di Sciacca, lascia sfilare Cola sul tentativo dell'attaccante biancorosso. Ancora un controllo difficoltoso, riesce ad uscire, poi Lanzi, ottimo l'anticipo, Flavioni, Lanzi sullo stretto, ancora verso Flavioni, l'intervento di Marinelli, palla che termina fuori. Ma un'Orvietana molto aggressiva in questo avvio di partita, sulla tre quarti avversaria cerca e va ad aggredire il pallone, va ad aggredire l'azione e sta conquistando palloni importanti. Flavioni. Palla per Guazzaroni, Vicaroni, pallone è uscito, la rimessa è biancorossa, ancora Flavioni. Vicaroni, Vicaroni ha l'opportunità per girare, il rimbalzo non lo favorisce, poi la pressione ancora sullo stretto, Agostini ruba palla, poi Vicaroni che cerca Sciacca, la palla non sfila, poi il pallone è recuperato ancora una volta da Grassi che cerca di mettere un po' di ordine, va allo scambio con il compagno Agostini che apre sul settore di sinistra per Tramontano in posizione di ala sinistra, e poi ancora per Agostini, Agostini zona tiro, attenzione, pallone all'indietro per il pallone centrale, ancora ha cercato un tentativo verso Tramontano, l'Orvietana si salva ma insiste ancora Pigazzini. Fermato da Biancalana, poi subisce il fallo il difensore numero 2, calcio di punizione, lui e Lanzi sono i due fuori quota in campo per la formazione biancorossa, ci sono poi Cipolla in panchina 2003, Bianco 2001, Lombardelli 2002, Baci 2003, Keita 2002, Simoncini 2003. Prova ancora Biancalana a conquistarsi un angolo, non è dello stesso avviso il primo assistente, il secondo assistente Benedetti. Si ripartirà con la rimessa di 40. Deve uscire di prima, giocando il pallone senza troppa calma, anzi con molta velocità, il San Valentino se vuole eliminare questa pressione a tutto campo dell'Orvietana, che ovviamente ce la farà resistere, questa è la domanda. Greco in profondità, il pallone viene recuperato, può ripartire il pallone, è recuperato da Agostini, Marinelli lascia l'incarico della battuta a Cola, ancora Cola cerca dentro il movimento di Marinelli, poi lotta con Flavioni, va a commettere fallo il giocatore con la casacca numero 11, calcio di punizione, nessun problema per Cuoti in questo avvio di partita. Lanzi, Greco viene a prendere palla
nella propria metà campo. Lanzi, Flavioni, si sgancia Guazzeroni, il pallone in profondità verso Sciacca, colpo di testa, ma posizione irregolare di Sciacca. Deve stare attento l'attaccante numero 9, altro nuovo, classe 93, nato a Rosario in Argentina, con nazionalità anche italiana. Ha disputato la seconda parte di stagione lo scorso anno in Serie D con la Sina Lunghese, ma già in precedenza diverse esperienze nel campionato di eccellenza pugliese. Intanto Greco, buono il break, poi va ad aprire sullo scatto per Bracaletti, che prova ad andarsene. Bracaletti va con lo spunto sul difensore, che si tratta di Giubilei, che lo chiude bene, che poi riapre per Condito. Ecco l'impossesso di palla, il numero 3 torna su di lui, Sciacca con grinta e va a recuperare questo pallone. Qui non controlla, e allora De Vivo può aprire a Cola. L'anticipo secco di Flavioni, pallone recuperato da Lanzi nella propria metà campo, quindi Greco, testa alta a cercare compagni, prova lo spunto personale, Greco si ferma, poi ricomincia da Guazzaroni, ancora Lanzi, fa per due, ancora Alessandro va a cercare compagni con questa sciabolata in profondità a cercare l'inserimento di Vicaroni, poi Greco ancora in profondità verso Sciacca, troppo lungo questo pallone, irraggiungibile per l'attaccante numero 9, lasciato sfilare sul fondo. De Vivo riparte, lui va con lo scambio con Grassi, ora Giubilei. Vede Orvitana molto alta, va a cercare subito la pressione, costretto al rilancio lungo Giubilei, il colpo di testa di Flavioni, poi il pallone lavorato in mezzo al campo da parte di Grassi con il mancino, pesca e trova Giubilei a sinistra, che poi prova ad aprire sul settore di sinistra per l'inserimento di Condito. 2-2001 che sono Cola e Lo Russo, che peraltro è uscito, e quindi Marinelli e Kubai, un altro classe 2001, il giocatore con la casacca numero 16, che si è posizionato sul settore di ala sinistra. Tocca per ultimo il numero 8 Grassi, quindi la rimessa è per l'Orvietana. Sale Biancalana per rimettere in gioco con le mani, lo scambio con Bracaletti, quindi Cotigni, Biancalana, tutto chiuso, e allora si riparte da fa per due, ancora sciabolata lunga a cercare sull'inserimento Vicaroni, bravissimo il portiere 40 che poi va subito al rilancio lungo a cercare Agostini. Agostini, c'è Lanzi, bravissimo a sporcargli il pallone, che termina direttamente in fallo laterale. Non si è lasciato sorprendere il difensore biancorosso da questo rilancio lungo di 40 su Agostini. E allora arriva con le mani per la rimessa Cola. Sortita offensiva dell'Olimpia Tirus. Tocca all'indietro, ancora Cola va con il cross, ma c'è posizione irregolare. Sul passaggio di ritorno, posizione irregolare del numero 2, calcio di punizione per l'Orvitana. Superato il ventesimo, Greco accelera subito, ottima l'apertura per Biancalana, poi la chiusura su di lui, un ripiegamento difensivo del neo entrato Kubai. Guadagna una rimessa alla squadra di Ciccone, Cotigni, centralmente c'è Greco, eccolo servito, apre bene per Biancalana,
Ancora un cross basso, stavolta riesce a liberare in qualche modo Giubilei, palla che si impenna, Cotigni, Pigazzini, l'ultimo tocco è di Cotigni. È molto caldo e questo ovviamente non aiuta le due squadre nell'esprimere una freschezza atletica che, essendo la prima partita, ci dovrebbe essere. Comunque buon ritmo da parte delle due squadre, meglio quella biancorossa fino a questo momento. Certo, un dispendio di energie notevole quello di pressare a tutto campo sin dai primi minuti, colpo di testa di fa per due volte, poi Cotigni, pallone strappato dai piedi di Kubai che lotta in mezzo a tre e alla fine gli viene fischiato il fallo a suo favore, subito battuto Pigazzini. Apertura per De Vivo, molto avanzato il tocco di prima di Cola, viene anticipato l'intervento Flaioni, poi Guazzaroni attaccato, resiste, apre a Cotigni, si fa vedere Bracaletti, la sponda a servire fa per due Greco, ecco che arriva Lanzi, si propone a sinistra Flaioni, la possibilità per andare, Flaioni insiste con il suo intervento, poi va con il cross lungo sul secondo palo, Sciacca ancora 40. Ottimo questa azione da parte dell'Orvietana con il cross di Flaioni e il colpo di testa ancora una volta dell'inquadrato Sciacca, stavolta ha tentato l'intervento sul primo palo, è stato attento ancora una volta 40. Seconda azione, seconda occasione per l'Orvietana che conquista anche il secondo corner della partita. Sempre Greco con il mancino, stavolta è basso, corto lo scambio con Vicaroni, va con il destro, basso, la palla che sfila, rimane lì da quella parte Cotigni, cicca il pallone in maniera clamorosa, poi arriva Flaioni, peccato questo pallone che si era alzato da quella parte, Cotigni ha avuto proprio la palla buona per tentare di battere verso la porta, ciccato la sfera che è terminata poi dalle parti di Flaioni che ha tentato la conclusione dalla lunga distanza, terminata sul fondo. Comunque un'Orvietana che insiste nel reparto offensivo, adesso va in pressione, prova ad uscire Giubilei, da quest'altra parte c'è fa per due che fa buona guardia, poi lo scambio con Greco che si gira da quest'altra parte, cambia subito per Lanzi che allarga verso Flaioni, palla che rimbalza male, si è visto bene, e il tocco di Alessandro Lanzi termina direttamente oltre la linea laterale. Rimessa per Cola, anticipo di Guazzaroni, poi Sciacca, va giù, c'è il fallo del numero 6 De Vivo, calcio di punizione, Flaioni lo batte subito a favore di Lanzi che gira per fa per due, ecco Lanzi, si propone Flaioni, tocca per Guazzaroni, ancora fermato dalla pressione di Grassi, Flaioni, ecco Greco di prima intenzione in avanti verso Sciacca, il colpo di testa di Giubilei, poi si alza ancora una volta la bandierina del direttore di gara per dell'assistente per segnalare una posizione irregolare ancora una volta dell'attaccante biancorosso. Intanto questo pallone pericoloso, Giubilei, va in pressione Sciacca, pallone recuperato da Greco che poi apre molto bene a favore di Vicaroni, Vicaroni posizione irregolare,
stavolta non è andata a buon fine. Il tentativo della formazione biancorossa. Allora riparte 40 con il rilancio lungo verso Tramontano. Attenzione, è rimasto giù Lanzi, il pallone ancora verso Tramontano, deve uscire per Cuoti, poi il pallone che rimane lì e sbaglia tutto Marinelli. C'era stato un contatto in precedenza tra Lanzi e Tramontano. Ha lasciato proseguire il direttore di gara Marinelli in questa circostanza, porta sguarnita con Percuoti lontano dai propri pali. Ha toccato male, la palla si è persa decisamente sul fondo. Scampato il pericolo, Orvietana che riprova a ripartire con Flavioni. Sulla sua ala c'è il movimento di Guazzaroni. Buono il lavoro di Guazzaroni che si gira, mette il pallone dentro in mezzo, arriva da quell'altra parte Bracaletti. Incredibile occasione questa per l'Orvietana, tutto molto bello orchestrato sull'asse Greco Flavioni Guazzaroni, il cross in mezzo, arrivato Bracaletti di gran carriera, ha toccato questo pallone, la palla sembrava veramente destinata a terminare in rete, invece è terminata al lato della porta difesa da 40, altra occasione, ma questa è clamorosa per la formazione biancorossa, che è andata vicinissimo al gol del vantaggio. Un gol del vantaggio che sarebbe a questo punto sicuramente meritato per la squadra di Ciccone. Intanto insiste il San Valentino che non riesce a controllare, ancora una pressione alta di Lanzi. Guadagna un'altra rimessa la formazione biancorossa con Flavioni. Si fa vedere Greco, il pallone lì indietro per Lanzi che ricomincia da fa per due. Chiamato in causa per Cuoti, che sbaglia sulla pressione di Tramontano. Un'ingenuità in questa circostanza del reparto difensivo che concede questa rimessa in zona d'attacco per i biancoverdi. Cola verso Tramontano, poi Pigazzini gira dall'altra parte dove arriva di gran carriera Condito. Contatto con Biancalana, l'ultimo tocco è del laterale sinistro biancoverde e allora fa per due Biancalana. Greco ancora fa per due, molto bene, esce dalla pressione di Agostini e allora Greco subito verticalizza, molto bene per Bracaletti che va ancora a cercare il taglio di Vicaroni, la palla troppo centrale. Però con due passaggi in questa circostanza l'Orvietana si è ritrovata in area avversaria. Ottima verticalizzazione di Greco, sicuramente per lui un buon impatto sul match. 40, va rilancio lungo, non ci arriva Lanzi, ci arriva Flavioni, poi ancora Lanzi, anticipato dall'intervento di Grassi, anzi di Marinelli, il rilancio da quest'altra parte di Flavioni, poi Guazzaroni alza questo pallone a campanile dalle parti di Bracaletti che prova a controllarlo, il tocco del numero 10 a seguire ma è troppo lungo, non riesce a raggiungere la sfera che termina oltre la linea laterale. Condito con la rimessa, si fa vedere Grassi, riceve il numero 8, pallone in profondità di Pigazzini verso Tramontano, lotta con fa per due, tutto regolare, ancora Greco. Buono lo scambio con Guazzaroni, ancora Greco che con il sinistro va a pennellare per Sciacca, ancora Bracaletti, buono l'1-2 con Sciacca, zona cross, finta con il destro, poi il pallone arriva a Guazzaroni che va a concludere, palla che ribatte sul corpo di Giubilei e termina in corner. C'era una timida protesta, anzi più che timida, protesta di Cotigni e Guazzaroni su questo tentativo forse con le mani di Giubilei. Rientrata comunque la protesta e allora stavolta è Bracaletti che va dalla lunetta del calcio d'angolo, salito anche fa per due, il movimento è lungo sul secondo palo dove c'è Greco che va con il sinistro,
Ancora una possibilità per l'Orvietana, stavolta non riesce ad incocciare, ma attenzione perché rimane giù Greco, contrastato da Cola al momento di battere verso la porta di 40. È rimasto a terra Danilo Greco, centrocampista con la predilizione di giocare davanti alla difesa, classe 1998, proveniente dalla Sicilia, dove ha giocato nelle ultime stagioni in eccellenza con Mazzara e Canicattì. Prima ancora ha avuto esperienze anche in Serie C con l'Agragas, in Serie D con la San Cataldese. Giocatore su cui punta moltissimo Alvaro Arcipreti, così come punta su Damian Sciacca. Nella breve intervista che ci aveva rilasciato qualche settimana fa, ci aveva ribadito come il suo passato con Baciocchi e tanti altri attaccanti di caratura importante non potevano ovviamente far mancare a questo Orvietana un apporto importante sul piano offensivo. Si rialza claudicante un po' Greco, non botta la coscia destra, sembra che comunque ce la faccia. Nel frattempo tutti si sono rifocillati e allora si può riprendere a giocare quando il cronometro è giunto al 35esimo. 10 al termine più eventuale recupero, forse qualche minuto, sempre 0-0 qui al Comunale Luigi Muzzi tra Orvietana e Olimpia Tirus. Prova ad avanzare adesso giù De Vivo, pallone in profondità, Flavioni va in anticipo ancora su Cola, sempre molto avanzato, eccolo che torna in campo Danilo Greco. Il controllo di Grassi che prova a girare molto bene dall'altra parte dove c'è Condito, la pressione di Bracaletti, si libera del pallone servendo Pigazzini, ancora Grassi, scambio con Agostini, la pressione di Quazzaroni e allora De Vivo è costretto a rilanciare lungo in avanti verso Marinelli, l'intervento su Vicaroni, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Pronto Flavioni, lungo in avanti, il tocco di testa di Sciacca, ottimamente servito Vicaroni che però non ha seguito sin da subito il tentativo del compagno. Se fosse partito con un attimo di anticipo forse sarebbe stata una ghiottissima occasione. Tanto Quazzaroni fermato dall'intervento di Cola, poi Agostini in profondità per lo scatto di Tramontano, c'è Lanzi, fa buona guardia, poi chiama in causa Percuoti, va con il rilancio di prima intenzione alto verso Sciacca, pallone controllato dal difensore Giubilei che chiama in causa 40, da quest'altra parte il colpo di testa di Greco, quello di Bracaletti, poi Sciacca, forse era in posizione regolare ma si continua a giocare per la regola del vantaggio, pallone però recuperato da Guazzaroni, lo scambio con Cotigni, avanza ancora Guazzaroni, cerca compagni, si allunga il pallone, favorisce l'intervento di un avversario ma c'è da quest'altra parte il pallone che viene recuperato da Fapperdue che subisce il fallo di Tramontano e si riprenderà con il calcio di punizione in favore dei biancorossi nel cerchio di centrocampo. Pronto Fapperdue ad aprire verso Sciacca che fa da sponda, anzi Vicaroni, poi Flavioni, va con il cross ancora deviato e altro angolo, il quarto che va a battere
l'Orvietana. Nessuno fino a questo momento non ha battuto l'Olimpia. Seguiamo questa azione, il pallone messo in mezzo, ancora il colpo di testa di Giubilei che ha subito un colpo, rimane a terra, poi l'arbitro ferma il gioco perché fischia il fallo di Guazzaroni. Mentre è rimasto giù, mi sembra Giubilei. No, De Vivo si rialza, nessun problema per lui, si riprende con il calcio di punizione in favore dell'Olimpia. Sempre 0-0, ma Orvietana che ha avuto tre ghiotte occasioni da gol, se vogliamo un tentativo anche per il San Valentino su quel l'uscita di Percuoti e il tiro di Marinelli, ma decisamente più importanti sono state quelle dei biancorossi. Ora Bragaletti, c'è Kubai su di lui, Bragaletti prova a lavorare, esce bene da quel guscio in mezzo a tre avversari, riesce a mettere dentro il pallone verso Guazzaroni che però se lo trascina oltre l'out, quindi sul fondo. Niente da fare in questa circostanza per il centrocampista dell'Orvietana. Dopo l'esperienza con la polisportiva Faul Cimini, anche Rocco Guazzaroni ha deciso di tornare in casa biancorossa. Tramontano, fermato molto bene da Lanzi che prova ad uscire, poi Cotigni alimenta l'azione, fermato anche lui, va a ringhiare su Grassi e commette fallo, poi batte velocemente Grassi, favorisce così l'intervento di Bragaletti che pesca Sciacca, posizione irregolare ed ora l'arbitro va a richiamare Cotigni e De Vivo. Probabilmente uno chiedeva la distanza o distanza, si sa che quando la palla è ferma a un metro di distanza chiede direttamente l'arbitro per poter giocare, e poi in caso che venga chiesta la distanza fischierà il direttore di gara. In quella circostanza hanno provato a giocare veloce, per poco Bragaletti non innescava Sciacca. 40 rilancio lungo in avanti, frana Greco addosso a Tramontano, calcio di punizione in favore dell'Olimpia. Che ogni tanto comincia a farsi vedere dalle parti di Percuoti. Ora Tramontano, anzi Kubai, cerca Agostini che scivola giù al momento di controllare il pallone. Greco esce palla al piede molto bene, salta un avversario, Greco prova ad andarsene, va ad aprire sul settore di destra per Bragaletti, poi si propone sull'out di destra, eccolo servito, il pallone invece centrale verso Sciacca da parte di Bragaletti, fermato l'attaccante numero 9, allora riparte Condito con il sinistro in profondità, c'è Lanzi, tocco pericoloso di Lanzi, allora ha messo dentro Tramontano, per fortuna per l'Orvietana questo svarione per poco non causava una clamorosa opportunità. E allora siamo dall'altra parte dove Sciacca controlla il pallone sull'auto di destra, è attaccato da Giubilei, prova a superarlo, altro angolo, il quinto che va a battere l'Orvietana, probabilmente ancora con Bragaletti, mentre ci avviciniamo verso la fine. E il direttore di gara Reali che segnalava al suo assistente 2 minuti di recupero. Si giocherà quindi fino al 47esimo. Pronto Bragaletti,
cross in mezzo, cerca di arrivarci Cotigni, poi la conclusione tentata da Flavioni, pallone centrale, nessun problema per l'estremo 40, quindi Cotigni fermato dall'intervento in tackle scivolato da parte di Giubilei. Sfera che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco di Biancalana. Si muove Bragaletti, si muove Cotigni, il pallone è per lui, ci arriva Condito però. Ancora Bragaletti, Biancalana. Chiama in causa fa per due che va con un cross altissimo per tutti, si spegne decisamente sul fondo, risultato che non si sblocca, 0-0 per questa prima giornata della Coppa Italia di eccellenza, due squadre che si riaffronteranno nel torneo che prenderà il via domenica 29 agosto con una settimana di anticipo rispetto a quello che è la consuetudine, che è la prima domenica di settembre. Ci saranno anche due turni infrasettimanali, pallone lungo in profondità, esce per Quoti e recupera. Ha rimesso in gioco a favore di fa per due. Biancalana scambia con Bragaletti, si ricomincia da Percuoti, Lanzi fa girare palla, adesso la pressione viene da quelli dell'Olimpia, ancora un intervento in anticipo di Grassi con palla che termina fuori. Flavioni, Lanzi, Flavioni, ancora Alessandro che con il destro va a cercare Sciacca, il controllo, Cotigni di prima intenzione dentro verso Vicaroni, c'è il colpo di testa però di Giubilei, ancora, ancora Cotigni per Biancalana, il controllo non è felice, arriva il doppio intervento e guadagna un calcio di punizione. Ha lottato Biancalana su questa sfera in maniera intelligente, guadagna un calcio di punizione con Orvietana che prova a costruirsi un'altra occasione da rete. Pronto il sinistro di Danilo Greco. Area affollata, ci sono 5 giocatori dell'Orvietana, anche Tramontano a difendere la propria area di rigore. Parte Greco lungo sul secondo palo dove fa per due, non ci arriva, era buona l'iniziativa. Fa per due, lasciato colpevolmente solo dai difensori biancoverdi. Poteva sicuramente essere un'altra occasione da mettere sul nostro taccuino. E si riparte da 40. Con il destro lungo, il colpo di testa di Quazzaroni, quello di Sciacca. All'indietro sbaglia l'appoggio, recupera Agostini, poi Condito di prima intenzione per lo scatto di Kubai. Palla irraggiungibile e allora rimessa con le mani e rilanciata lunga in profondità. Pigazzini, Condito, Grassi gira con il sinistro a cercare Agostini che tenta una conclusione
da posizione piuttosto lontana, ma c'era il rimbalzo del pallone giusto, fa per due. Ecco Lanzi, si propone a sinistra Guazzaroni, si accentra, il tocco per Vicaroni, zona tiro, Vicaroni, Vicaroni il destro a girare, la palla si impenna, non c'è deviazione, primo squillo da parte del numero 11. Quando ci avviciniamo alla conclusione di questa prima frazione di gioco, sempre 0-0. Va a lungo con il rilancio il portiere 40, anticipo di Flavioni, in gioco pericoloso su Marinelli, e calcio di punizione ancora per i biancoverdi. Cola lascia l'incombenza della battuta a De Vivo, pallone lungo al limite dell'area dove Tramontano va a guadagnarsi un calcio di punizione per l'intervento di Fa per due, che non è convinto di questa decisione da parte del direttore di gara. E attenzione, perché questa è una posizione piuttosto pericolosa, sembra intenzionato Grassi a battere verso la porta di Riccardo Percuoti, le indicazioni alla barriera, vedi che significa gettare un pallone là in mezzo, poi può capitare di trovare un calcio di punizione di questi tipi. E attenzione, quattro uomini in barriera per Percuoti, Grassi, pronto lui con il sinistro, parte il numero 8, conclusione che si alza oltre la traversa, ma non c'è tempo per andare oltre. Termina qui il primo tempo tra Orvietana e Olimpia San Valentino Tirus, risultato 0-0 al termine dei primi 45 minuti, ma da segnalare ci sono almeno tre occasioni ghiotte per la formazione di Gianfranco Ciccone, due, uno sui piedi e l'altro sulla testa di Sciacca, e poi una clamorosa su Bracaletti che sembrava veramente indirizzata verso il fondo della retina. Niente da fare, allora ci fermiamo lì nella regia pochi minuti e poi di nuovo collegati con lo stadio Luigi Muzzi per il secondo tempo di Orvietana Olimpia Tirus San Valentino.